basta con i maghi, con le magie, quante balle. In Italia ci sono più maghi che idraulici. Cosa che fa lo stesso lavoro, un lavoro del tubo. Tu l'hai mai visto maghi? Io l'ho visto, nel suo studio che fa i suoi... Un attimo di pazienza che vengo da lei, poi le faccio il pendolino, la mappa strada. Prima faccio vedere l'oracolo alla signora, poi vengo da lei. Lo lascia perdere. Poi esce e fa il suo turno, mi faccia vedere la mano, legge la lei, fino a 40 anni non farà soldi. E dopo? Dopo ci farà l'abitudine. Capace che ti chiedono anche 50.000 lire per un consulto così. Una volta la maga Zobeide mi ha detto, vede, se nasce suo figlio maschio crepa lei, tu che ci val. Se nasce femmina crepa la moglie, invece è nato questo bambino bello, sano e robusto, ne parlavo l'altro giorno con mia moglie al funerale del panettiere. I maghi vorrebbero che noi credessimo nell'inconscio, nell'onirico, nei sogni. Io per anni ho sognato che Carmen Russo era mia mamma e me la tava con un biberon. È un sogno o un incubo, secondo te? Mamma, mi dai un po' di latte? Trovo il biberon, no l'altro, è finito. Per anni nei miei sogni un uomo, ricorrente questo, era un sogno ricorrente, entrava dentro e faceva, oh, mi faceva vedere le chiappe. E su una chiappa aveva tatuato un 7 qua e un 2 di qua. 2-7, 2-7, 2-7, tutte le notti, una notte, la tua notte. La mattina mi sono rotto le balle, mi sono alzato, ho preso tutti i soldi che avevo, sono andato all'otto e ho puntato tutto sul 27, ma ho commesso un grosso errore, perché il numero giusto era 207. Qui c'è il 50% che ha capito e l'altro 50%, la satira a me proprio non mi entra in testa. La cosa più divertente è quello di fianco che glielo spiega, vedi, lo zero esattamente nel centro, giusto? Vuoi crederci, credici. Tanti anni fa mi alzai, anch'io credevo, tanti anni fa mi alzai nella notte per andare in bagno, quando ti alzi... Alle 4 apro la porta del bagno, entro senza toccare l'interruttore e la luce si è accesa da sola. Ho fatto i miei bisogni, sono uscito, ho chiuso la porta e la luce si è spenta senza mai toccare l'interruttore. Sono tornato a letto e mi sono detto fra me e me, magia? Chiaroveggenza? O forse ho pisciato nel frigorifero. No. Non esiste la magia. La magia non è negli oggetti che levitano, si spostano da soli, no. La magia è nelle persone. Ma oggi non c'è più neanche questa magia. Oggi sei venuto a teatro e di fianco a te hai scoperto una persona nuova. Senti, se vuole spostare un attimo perché c'è una certa puzza, ecco, si metta là. Non c'è più magia nelle persone, oggi sono tutti in carriera. Oggi uno ha un negozio di frutta e verdura, fruit and verdure manager. Non mica prima che dire che fai l'ortolano. No, l'immagine è importante, l'immagine. Vestitino Dolce Gabbana e due stilisti culo e camicia. Assicuri tutti e due, facciamo una fine. Questa gente che passa tutto il giorno a telefonare col telefonino, è una roba pietosa, veramente. Se ci fosse Freud vivo direbbe, signori, guardate, che quel telefono è diventato una sublimazione del pene, una sostituzione dell'atto sessuale. Soltanto che invece di cercare gli orgasmi cercano le tacche, ecco. Due, tre, quattro. Io conosco un mio amico che ha quel telefono Star Trek, quello che non so come si chiama, quello che vibra. Se lo mette nelle mutande si fa chiamare ogni 3 minuti. Come fai a capire che lo stanno chiamando? Perché cammina così. Finisce la telefonata. E torna a essere la persona triste di sempre. E torna a casa, che cammina per strada, che ha degli anelli di Saturno intorno alla testa di vibrazioni elettromagnetiche a furia di telefonare. E quando cammina per strada i telefoni si collegano prima alla sua testa e poi vanno al primo ripetitore. E quando torna a casa la sera la moglie l'aspetta, lo sa, lì davanti, che gli dice, tesoro, ciao. Hai visto, tesoro? Guarda. Guardami, tesoro, guarda. Ecco qua, è lui. Vedi qua, guarda, la lingerie. Ho preso della lingerie nuova, la perla. Gli fa notare lingerie la perla. Lui crede che sia un nuovo tipo di GSM. Qua è un nuovo tipo di GSM con la scheda che si carica da dietro. No, devi farti caricare da un'altra parte.